Ciao ragazzi, come state? Allora, approfitto che ho montato tutte queste luci, cioè una luce diciamo, e ho già tutta la camera pronta per fare un video che mi è stato richiesto. In tante persone mi hanno mandato il TikTok di quest'utente, Tare Glamster, così su TikTok, che parla di Giappone. Mi ha detto devi assolutamente vederlo, Sebastiano, devi parlarne. Allora, non ho visto il video, quindi lo vedremo assieme, vediamo che cosa dice sul Giappone e vediamo perché tutti questi utenti mi hanno chiesto la mia opinione al riguardo. Allora guarda, se io avessi una casa in Giappone ti avrei invitato a stare un periodo, circa 5-6 mesi in Giappone, per farti vedere veramente cosa significa essere uno straniero in Giappone. Il tipo di vita che fai, la solitudine, la depressione, le relazioni inesistenti, perché ci sono stati anche tanti video che tra pochi minuti caricherò su anche altre persone che hanno vissuto lì in Giappone, che sono stati sole e che non è un'esperienza, ma tutto quello che vivono gli stranieri. E vabbè, questo è un utente italiano che ha fatto questo video e un suo follower gli ha chiesto: dai, magari hai avuto sfortuna, probabilmente avrà fatto un video in cui parlava male del Giappone, le manipolatrici le puoi trovare anche qui, non ti abbattere. Infatti mi sembra che questo utente ha scritto una cosa sacrosanta, mentre questo utente gli ha risposto dicendo che se avesse avuto una casa in Giappone l'avrebbe ospitato, gli avrebbe fatto vivere sulla sua pelle quello che si prova a essere stranieri e quello che tutti gli stranieri provano e quanto ci si senta soli e depressi. Andiamo avanti con questo video. Che qualsiasi straniero che vive in Giappone, attenzione, che vive in Giappone, non è che viene turisticamente e si permette di parlare di Giappone quando magari non c'è stato un minimo di una settimana in Giappone. Vabbè, questo è giusto, cioè solamente se hai vissuto in Giappone e vuoi parlare di Giappone devi averci vissuto per un periodo abbastanza lungo e non solo da turista, perché come anche se un giapponese viene in vacanza in Italia probabilmente vedrà un'Italia che è diversa da quella che magari vedrebbe se viene a vivere almeno per un periodo di qualche anno in Italia. Ovviamente questo è normale in qualsiasi paese. Oddio, c'è da dire che se magari vieni in vacanza a Milano magari conosci le borseggiatrici di Milano, però vedi, qualsiasi cosa tu vedi in quel lasso di tempo che tu sei in un paese ti puoi fare un'idea che però è sbagliata, perché l'Italia non è solo le borseggiatrici. Questo lo dico perché è una cosa che mi sta a cuore, però ho un amico giapponese che da anni vive in Italia, che viene anche spesso in Giappone, non so se ve l'ho mai presentato in qualche video, che lui mi ha detto che è stato derubato da queste borseggiatrici volte e l'hanno derubato solo quando era con altri amici giapponesi. Infatti quando veniva con un gruppo di giapponesi era molto più target rispetto a quando è insieme a un gruppo di italiani, quindi anche queste borseggiatrici vanno proprio a selezionare anche il loro target. Ma ogni cosa, vabbè, questa è una piccola parentesi. Non c'è mai stato in Giappone, io ho vissuto con i giapponesi, sono andato a scuola con i giapponesi, ho vissuto con loro, quindi se permetti io posso parlare, posso raccontarvi veramente come sono loro. Allora, io qua lui parla adesso della sua esperienza, del fatto che lui ha vissuto con i giapponesi, del fatto che lui è andato a scuola con i giapponesi, del fatto che lui può parlare di Giappone. E qua dico sì, però tieni conto che la tua versione di Giappone sarà comunque quella di un Giappone che è vissuto sulla tua pelle, quindi una descrizione soggettiva che magari non è uguale per tutti gli stranieri. Quindi tu non mi puoi dire il Giappone che ho vissuto io è quello che hanno vissuto tanti altri stranieri. Sì, forse, però il Giappone che ho vissuto io magari sarà molto diverso dal tuo, quindi anche lì non capisco perché. Questo tra l'altro ne parlava anche Laura Messina in uno dei suoi libri, in cui dice che si ha la tendenza da stranieri a estremizzare la propria visione e a vederla come la vera realtà, quando in realtà, cioè, la mia visione del Giappone è vera, la tua visione, probabilmente quella che ha vissuto anche lui è vera, però deve essere sempre contestualizzata e sempre tenuto presente che per quanto vera resta comunque legata a un singolo soggetto, quindi soggettiva tra virgolette, cioè è vera ma allo stesso tempo non puoi fare di tutta l'erba un fascio. Se tu hai vissuto così magari dipende anche dal tuo carattere, magari se sei una persona che tende a essere, non so, non sto parlando di lui in particolare, parlo in senso ipotetico, se magari sei una persona più cupa, più triste, sei solo in Giappone, ma come potresti essere solo anche in Italia, con la differenza che però se sei italiano magari in Italia comunque hai fatto le scuole e quindi magari hai degli amici che conosci da 10 anni, e questi, anche se sei una persona magari non particolarmente socievole, magari escono con te perché ti conoscono da anni e hanno imparato a conoscerti meglio, mentre se sei rimasto in Giappone anche per 10 anni però
comunque è diverso dalle amicizie che magari hai quando sei piccolo. Io comunque ho compagni di classe che ancora siamo amici, cioè al di là di quanto io loro siano cambiati, quindi, e soprattutto in Italia magari c'è anche tutta la sua famiglia, cosa che in Giappone non ha, quindi il fatto di sentirsi solo in Giappone magari non è legato tanto al Giappone, ma ad essere lontani dal posto dove si è nati. In Corea o in Thailandia magari avrebbe provato la stessa sensazione, questo è quello che mi viene da dire. Non faccio come fate voi, che vi appassionate al Giappone, guardate gli anime e pensate che sia la realtà, perché vi basta andare una settimana in Giappone e poi cambiate idea. Qua però si contraddice, cioè nel suo minuto si contraddice da solo, perché lui dice voi che venite in Giappone magari perché siete appassionati di anime, venite qua e vi basta una settimana per vedere che non è così. E dico, ma se 30 secondi prima hai detto che il Giappone non lo puoi giudicare sulla base di una settimana, cioè io ho tanti amici che sono appassionati di manga che sono venuti in Giappone, ma io non è che sia appassionato di manga più di videogiochi, però quando sono venuto in Giappone i primi tempi mi sembrava di vivere dentro un manga, cioè immaginatevi se venite durante la fioritura di ciliegie, ma anche semplicemente andate, non lo so, ma anche prendere il treno, le kibene, che sono quei bento che vendono per prendere il treno, o magari andate alle terme, cioè vi sembra veramente di essere dentro un anime, quindi cioè se rimani una settimana in Giappone secondo me vedi proprio il Giappone che ti sei immaginato, a meno che non vai proprio in posti brutti. Oddio, non sono convinto che comunque anche in Giappone ci possono essere dei posti diciamo più belli e dei posti che lo sono meno, dipende anche un po' dove vai, però non riesco a capire la connessione tra la prima parte del video e la seconda. Fidati, e poi non vi affidate a persone come Marco Togni, che lui nemmeno parla di Giappone, lui parla di Tokyo turistico, cioè è come se io parlo di Roma turistica e dico Roma l'Italia. Io ammetto che non seguo molti contenuti di Marco Togni, però anche lì, cioè come la sua visione secondo me è limitata a quello di cui lui parla, anche quella di Marco Togni non è sbagliata, cioè anche la Tokyo turistica è comunque un Giappone che esiste, non è che se lo sta inventando, cioè esiste quel Giappone, come esiste anche la Roma turistica, che non è tutto il Giappone sono convinto, ma neanche quello che descrive lui è tutto il Giappone, quindi non capisco perché il suo Giappone è più vero, cioè il vero vero Giappone suo rispetto magari al Giappone di Marco Togni, cioè anche qui non riesco a capire, cioè la logica di tutto questo video di TikTok. Comunque questa persona ha più follower di me su TikTok, così vabbè, vediamo ancora un video giusto per farci un'idea, questo video che c'è anche una persona che conosco sia lui che lei, che sono una coppia italo-giapponese, tra l'altro si sono conosciuti proprio grazie a me, sentiamolo. La differenza tra le relazioni italiane e quelle giapponesi in Italia. Quindi voglio dirvi che siete una bellissima coppia, è difficile trovare una coppia così innamorata nonostante la differenza culturale che c'è, l'enorme differenza culturale che c'è tra Italia e Giappone. Io in primis volevo avere una ragazza giapponese, ma quando ho visto come sono veramente, io ovviamente parlo dei giapponesi in Giappone, ho lasciato perdere, perché loro comunque ovviamente sono una bellissima coppia, hanno lasciato da parte la loro diversità culturale e hanno fatto di tutto per stare insieme. Parlano di differenza tra Italia e Giappone, no? Come questo caso delle relazioni, ma non è così semplice come noi tutti sappiamo. Stare con un giapponese è la cosa più difficile al mondo, ragazzi, mettetevelo bene in testa. Io che ho avuto molte relazioni in Giappone, che sono durati pochi giorni perché è difficile veramente stare con loro, uscire con loro, la cosa più difficile in primis è il fatto che loro hanno relazioni a distanza su una chat, che non li vedi mai, si danno appuntamenti dopo un anno, e poi parlano, questo è il grande problema dei giapponesi, no? Cioè, il problema dei giapponesi è che parlano, non sto capendo, scusate. Se molti dicono gli italiani parlano, i giapponesi sono veramente campioni in questo. Beh, ben venga che siano campioni nel parlare, cioè, e non si tirano l'acido addosso, non capisco. Vi dicono che sono interessati, vi dicono che vi amano, e poi spariscono, e non li vedete più, anche per anni. Quindi, insomma, vi parlano per non dirvi di no, quindi piuttosto che essere sinceri, preferiscono essere persone che le cose non ve le dicono, quindi non ve lo dicono e voi lo dovete capire da solo, cioè sono così, è difficile stare con loro, non è tanto la lingua come dicono loro, è tanto un fatto che loro non sono aperti mentalmente agli stranieri, quindi insomma è difficile stare con loro, cioè devono essere persone molto innamorate o persone che hanno veramente un interesse verso di te, ma sono poche perché la maggior parte delle ragazze giapponesi si mettono con uno straniero perché, soprattutto in Giappone, per un interesse culturale, che è quello di imparare l'inglese o l'italiano, e poi ovviamente vi snobbano. Vabbè, non mi trovo molto d'accordo con questo ragionamento, lo trovo anche abbastanza contorto,
Però, cioè, ovviamente, cioè, quando ci si mette insieme a qualcuno diverso, diciamo, di una cultura diversa, ha sicuramente delle barriere in più che se ti metti con una persona magari del tuo stesso, cioè non solo italiano, anche proprio della tua stessa regione in Italia, che magari già conosci i tuoi amici. A parte che dipende, perché magari, vabbè, non saprei, però non riesco a capire, cioè, questo discorso. Ci sono ovviamente dei rari casi come questo tra loro due o comunque altre persone che nonostante tutto si sposano e provano a stare insieme nonostante la differenza culturale. Stare con una donna giapponese che vi riempie di stronzate e vi prende in giro, figuriamoci con un uomo giapponese che è ancora più timido e chiuso. Ragazzi, questo video è molto molto ricco di stereotipi che mi trovo molto in disaccordo, cioè non è vero che, cioè, non lo so, può essere che ci sia anche la giapponese che cerca lo straniero perché vuole imparare inglese, però non penso che sia proprio lo standard, con tutte le app che ci sono per imparare inglese, cioè devi trovarti il fidanzato per parlare inglese, vabbè. Chiuso, non è un fatto di timidezza, perché io sono in primis sono più timido al mondo. È un fatto di chiusura verso quello che non è la sua mentalità. In primis ci ho provato, ma poi quando ho capito come sono loro veramente, ho lasciato perdere. Quindi, insomma, nonostante tutto, siete una bellissima coppia, continuate così. Io volevo, ho voluto dire in questo video che è proprio complicato stare veramente con i giapponesi. E quindi, insomma, da una parte vi ammiro perché io non sono riuscito e a sto punto non credo che riuscirò. Per l'apertura mentale e la simpatia che ho io, e insomma la timidezza e l'essere buono, non vado bene per una persona senza contatto fisico e che non mi dimostra amore e affetto. Io voglio una persona vera che ti dimostra relazioni, che esiste. Se devo fidanzarmi con una statua, mi fidanzo con un pupazzo a sto punto. Ma questa è la mia visione, quindi perciò non criticatemi. Io la penso così. E non cambierò più idea perché dopo tutto quello che mi hanno fatto vivere in Giappone e passare in Giappone, con tutte le parole e le falsità che mi hanno riempito, cioè, insomma, capite un po' com'è la mentalità. E non siete voi, non sarete certo loro a far cambiare il loro modo di essere. Quindi, se vi mettete con un giapponese, dovete, insomma, catalogare una serie di problemi che hanno loro, oltre che la serie di problemi che possono avere donne italiane, che è quello di volere attenzioni complete, mentre i giapponesi le attenzioni non le vogliono. È proprio difficile capire se sono innamorati, capire se sono interessati, cioè non lo capite, non ve lo fanno capire e quindi state così, rimanete scioccati dal modo in cui vivono. Vabbè, che dire, io ho visto tutto questo video, non so cosa dire, nel senso, cioè, sono sicuro che lui parte da una visione genuina, probabilmente è stato scottato da qualche ragazza giapponese e quindi, cioè, non sono certo qui a biasimarlo e quindi magari è per quello che si comporta in questo modo, cioè, mi dispiace, capisco quello che vuole dire, probabilmente la forma in cui lo dice. Che fa passare un messaggio che è troppo pieno di stereotipi, che secondo me personalmente non corrisponde alla realtà o almeno al Giappone che ho vissuto io. Questa è la mia opinione, non ho assolutamente nulla contro questa persona, come non penso che il mio Giappone sia più vero del suo, non penso che il suo sia più vero del mio, certamente, però cerchiamo di evitare gli stereotipi. E di non metterci in un piedistallo quando si prova a parlare di Giappone e cercare di rendere discorsi così complicati come le differenze culturali in modo così, diciamo, facilmente malinterpretabile. Questa, ragazzi, è la mia opinione. Ditemi anche voi che cosa ne pensate, anche voi se avete avuto occasione di conoscere dei giapponesi. Questa è solamente la mia opinione, quello che ho vissuto io e quello che vi posso dire io. Io quello che voglio dire è che ci sono giapponesi e giapponesi. Come ci sono italiani italiani, quindi ovviamente non tutti reagiscono allo stesso modo e parlare così del popolo giapponese come se fosse così diverso da noi è un'immagine veramente piena di orientalismi che non corrisponde, secondo me, al Giappone che io vivo e sto vivendo da ormai 10 più anni. Ditemi che cosa ne pensate e ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Seba. Ciao!